Applausi, lacrime e emozioni. Stamani a Prato La Peligna per la cerimonia dell'intitolazione dell'asilo nido intercomunale al compianto professore Domenico Ciaglia, lo storico presidente della Banca di Credito Cooperativo, scomparso improvvisamente il 18 dicembre 2014. Un atto dovuto da parte dell'amministrazione comunale, quella dell'intitolazione del plesso scolastico a Ciaglia, che per la realizzazione dell'opera ottenne i finanziamenti della BCC della Valle d'Aosta. Ma Ciaglia era anche l'uomo che amava i bambini e le giovani generazioni. Abbiamo scritto il suo nome sulle mura di questo asilo perché più piccoli e tutti coloro che passano da queste parti non dimentichino questa grande persona, ha detto il sindaco di Prato La Peligna Antonio De Crescentis. Abbiamo avuto la grande fortuna di averlo conosciuto. Sappiamo qual era il suo carisma, qual era il suo stile, quali erano le sue caratteristiche principali, i suoi valori che ha saputo trasmettere non soltanto alla sua famiglia ma anche a tutta la comunità. Vorremmo con questa intitolazione che anche le nuove generazioni si domandassero, passando di qui, chi fosse il professor Domenico Ciaglia. Il primo cittadino ha ricordato che l'asilo intercomunale è stato realizzato anche con i finanziamenti regionali, con la collaborazione di istituti di credito e privati, in particolare della famiglia Cola Jacopo. La struttura che porta il suo nome sia sempre il fiore all'occhiello del nostro paese, ha esordito commossa la moglie Celsa. Conoscendo però Domenico come persona che amava l'ordine, la precisione, la funzionalità e l'efficienza delle cose in genere, ci auguriamo che questa struttura che porterà il suo nome sia sempre il fiore all'occhiello del nostro paese. Quello in onore di nostro padre non è stato un semplice commiato, ma questa comunità è stata davvero riconoscente, hanno aggiunto le due figlie del compianto professore. Quindi noi siamo davvero contenti oggi, grati non solo per l'intitolazione dell'asilo, ma perché la partecipazione è stata vera. È un onore essere qui stamattina a condividere questo bel momento con tutta la comunità. C'è tanta gente, siamo stati veramente contenti di questo. Anche oggi papà ci ha onorato. Continua ad onorarci anche ora che non c'è più. Soddisfazione è stata espressa dal direttore dell'Istituto di Credito Pratolano Silvio Lancione. Il mondo del credito cooperativo, nella sua accezione più ampia, è stata la seconda famiglia per il presidente Ciaglia. Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore emerito della banca Ezio Liberatore. Non ci sono parole per poter descrivere quelli che erano i suoi sentimenti verso la comunità, verso il bello, verso il nuovo, verso l'aiutare gli altri. Un momento di intensa emozione e commozione vissuto anche dai pratolani. È un giusto riconoscimento a un personaggio che ha dato tanto alla nostra comunità. Ci si nasce ma non ci si diventa. Domenico Ciaglia era uno che è nato per tutte le nazioni, un grande uomo, un grande professore. A prendere la parola ad Onda DG è stata anche l'assessore sociale Danisa Palombizio. La cosa importante è proprio il fattore che sia intercomunale, quindi a servizio non solo della nostra comunità ma anche dell'intero territorio. La cerimonia si è chiusa con il volo dei palloncini bianchi lanciati dai bambini verso il cielo perché il nome di Domenico Ciaglia, oltre a restare impresso nelle mura dell'asilo, resti scritto nel cuore della comunità Peligna.